Oibò, siamo di nuovo qui a pagina 310 del vostro libro per vedere appunto il grande Federico II. È un personaggio, quando appunto tenni questa conferenza, appunto si parla del 90, 97, 98, 99, un periodo del genere, ecco, io definii appunto Federico II un grande fallito. Grande, perché era un grande personaggio, un grande uomo, ne ha combinate di cotte e di crude, è stato veramente in gamba, ma fallito perché tutto quello che lui ha fatto è andato a schifio. Tutto no, insomma, è rimasta l'università, è rimasta la scuola medica di Salerno, l'università di Napoli, è rimasto Castel del Monte, una serie di castelli un po' in giro per tutto il sud Italia, cioè, sì, il castello di Melfi, insomma, c'è parecchia roba. È rimasto il suo esempio, ecco. Però lui personalmente, insomma, non è riuscito a ottenere quello che lui voleva. Ecco, questa è la vita, è così. Allora, Federico II, il regno di Sicilia. Mentre nell'Italia centro-settentrionale si affermavano i comuni, al sud era nato uno stato accentrato, il regno normanno di Sicilia. I normanni, guidati dalla famiglia degli Altavilla, si erano insediati nel territorio di Melfi come se vassalli del Papa. Inserendosi nelle guerre tra bizantini, longobardi, napoletani e arabi, avevano conquistato territori sempre più vasti. Nel 1130, Ruggero II d'Altavilla, dopo aver cacciato gli arabi e i bizantini, divenne re di Sicilia e di Napoli. Questa gente arrivava dalla Normandia, i quali poi arrivavano dalla Norvegia, fondamentalmente. Infatti erano alti, biondi, con gli occhi azzurri, erano veramente dei tipi notevoli. Nel 1186 Enrico VI di Hohenstaufen, figlio dell'imperatore Federico I Barbarossa, sposò Costanza d'Altavilla, figlia del re di Sicilia Ruggero II. Cosa hanno combinato? Niente. Cioè, o meglio, Enrico VI non ha combinato una mazza perché è morto troppo presto. Dalla loro unione, però ecco cosa è importante, nacque Federico II, il quale ereditò dal padre il diritto alla successione imperiale e dalla madre il regno di Sicilia, che comprendeva tutta l'Italia meridionale. Federico rimase orfano all'età di 4 anni e la madre, prima di morire, lo affidò, sottolineatelo bene, alla tutela di Papa Innocenzo III. Allora, dove avete spazio? Qui a destra avete un sacco di spazio sopra la corona del povero Federico II, potete appunto scrivere. La Chiesa, lo Stato della Chiesa, quindi i papi in generale, ok? I papi avevano paura perché appunto erano circondati, ok? Cioè odiavano questa come dire, unione di due stati, delle due figure, l'imperatore e il regno dei Normanni, perché appunto lo Stato della Chiesa si trova esattamente a metà, in mezzo. E non può più chiedere aiuto. Prima chiedeva aiuto ai normanni, per esempio. E niente, è rimasto fregato, ok? Ecco, lo affidò alla tutela di Papa Innocenzo III. Questa è una cosa fortissima, ok? Sottolineatela bene, l'avete fatto? Che bravi! E perché? Perché Costanza d'Altavilla è stata furbissima, perché lei sapeva che suo figlio, Federico II, sarebbe finito nei guai, essendo rimasto orfano, se fosse rimasto orfano anche di madre. E quindi lei, furba, a chi lo affida? Al suo peggior nemico. Non può il Papa farlo fuori, assolutamente no, che figura ci fa? Okay. Quindi è geniale, geniale questa donna, okay, dice, ti affido mio figlio, prendine cura. Allora, nel nord ricominciano i casini, lasciamo perdere le prime 5-6 righe, ok? Allora, che cosa bisogna assegnare? Alcune cosette. Federico II nasce nel 1194. Non voglio sapere la data a memoria, non mi interessa, è soltanto per darvi un parametro di come succedono le cose, cioè della sequenza, delle vicende. Allora, nasce nel 1194, ok? A Iesi che è nelle Marche, tra l'altro, dove io sono stato, vi ho detto, ho visto la piazza dove c'era il tendone sotto il quale Costanza d'Altavilla diede alla luce il bimbo. Tra l'altro c'erano male lingue che dicevano che in realtà non era figlio di Enrico VI, era figlio di un macellaio, vatti a sapere, oppure che era una finta gravidanza e hanno sostituito il bambino. Chi se ne frega, il concetto è che comunque Federico II era un tipo veramente in gamba. Allora, dove vive? Vive a Palermo. Okay, scrivetelo questo: sì, vive a Palermo in mezzo alle strade, come tutti i ragazzi, giocando insieme agli altri ragazzi. Lui non è consapevole di chi è veramente.
Allora, vediamo un attimo. Dunque. Federico si impegnava a dividere l'Ateneo divise, eccetera, eccetera. Ah, ecco, guarda, lo dice dopo. La Chiesa temeva che se le due corone, quindi i due stati, si fossero uniti, il dominio pontificio sarebbe stato circondato. Lo era circondato, non c'era bisogno di temere. Allora, Federico II, già nel 198, era re di Sicilia, 4 anni, ok? Nel 212 fu incoronato re di Germania, premessa per diventare imperatore. Ecco, a 18 anni. Però lì ho fatto un errore. Quando vi ho spiegato la vicenda, vi ho detto che lui si era autoproclamato maggiorenne. A 18 anni, no. Siccome lui voleva governare e non glielo facevano fare, no, era re di Sicilia, ma non glielo facevano fare di governare perché era troppo giovane. A 14 anni, eccolo lì, segnatevelo, scrivetelo. A 14 anni si autoproclamò, come si dice, maggiorenne e iniziò a governare per i fattacci suoi. Allora. Il duplice disegno di Federico II. Federico II, colto e ambizioso, non voleva però farsi strumento del disegno del Papa. Al contrario, egli intendeva riaffermare l'autorità imperiale e progettava di creare in Italia uno Stato accentrato. Se fosse dipeso da lui, l'Italia sarebbe stata unificata nel 1200 e qualcosa. Anche l'impero, chi è che l'ha bloccato? Chi è che ha bloccato questa unificazione d'Italia? Ovviamente il Papa, la Chiesa, perché voleva il potere temporale, e i comuni del nord. Ma i comuni del nord avrebbe anche potuto sottometterli. Il problema è il Papa, è stato il Papa, si è messo in mezzo, proprio in mezzo, era il caso di dirlo. Anche l'impero a cui pensava era moderno e innovativo, il suo centro sarebbe rimasto in Germania, ma l'Italia meridionale avrebbe costituito un ponte sul Mediterraneo proiettato verso l'Oriente. Vedete la grandezza di Federico II, che già sta pensando a un impero in un certo modo proiettato, universale, no? Italia e Germania unite. Punto di riferimento al centro del Mediterraneo e dell'Europa, perché la Germania nord e l'Italia sud sono al centro dell'Europa e quindi è in grado di diventare punto di riferimento dell'intero mondo, dell'intero continente europeo e del mondo mediterraneo. 220 favorirono la sua politica, la sconfitta a Bouvines del rivale, la morte di Innocenzo III. Nel 1220 Federico II di Svevia fu incoronato imperatore, eccolo là. Okay, dal nuovo Papa Onorio III. Bene, non dice niente. Non dice niente di Federico II, ma perché era così grande? Allora scrivetelo, ok? Caratteristiche personali, ve le chiedo in verifica, ve le chiedo. Caratteristiche personali di Federico, due punti. Faceva il bagno quotidianamente. Bagno quotidiano, virgola. Cavalieri e consiglieri arabi. Uno scandalo! Il difensore della Chiesa che ha gli arabi, i musulmani. Era poliglotta. Poliglotta vuol dire che sa parlare più lingue. Che lingue sapeva parlare? Allora, l'italiano, perché è nato in Sicilia e cresciuto in Sicilia. È nato nelle Marche e cresciuto in Sicilia. Il tedesco, perché ovviamente lui è imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, non vuoi che non sappia il tedesco? Ok? Poi il francese, perché è la lingua della cultura dell'epoca, non può non sapere il francese. Trovatori, trovieri, provenzali. Poi il latino, sei l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, devi sapere il latino. Peccato che lui sapesse anche, oltre a queste lingue, sapesse anche il greco antico. Ma è proprio quello antico, diciamo il greco che gli serviva per trattare con i bizantini, e l'arabo, ok? Che è un personaggio veramente colto, colto, poliglotta, virgola, colto, scrisse un trattato sulla falconeria, cioè la caccia col falcone, ok? E intorno a lui si formò, scrivete, si formò la scuola siciliana. Scuola, tra virgolette, sapete che cosa vuol dire? Sapete che cos'è? No, è un insieme di poeti che però in realtà erano i suoi funzionari imperiali. Allora, sì, lasciate perdere la battaglia di Bouvines, non mi interessa, quello, pazienza, dai. Uno stato accentrato nel sud Italia. Federico II aveva in mente uno stato accentrato che anticipava alcune caratteristiche dello stato moderno. Cominciò a realizzare il suo disegno nel Regno di Sicilia. Dotò lo Stato di un potere centrale solido, un'amministrazione efficiente. Capite il concetto? Cioè, lui dice, tutto deve dipendere dall'imperatore e dagli uomini da lui nominati, dai suoi impiegati, dai suoi funzionari, dai suoi ministri, non dai nobili feudatari che fanno quell'accidente che vogliono. E infatti, ridusse i privilegi di nobiltà e clero, limitò le autonomie dei comuni. Si circondò di uomini capaci ai quali affidò l'amministrazione del regno, che è appunto la scuola siciliana.
Nel 1231 Federico II, non mi interessa la data, promulgò le Costituzioni di Melfi. Cosa sono le Costituzioni melfitane? Un insieme di leggi che regolamentavano il diritto privato e pubblico, creavano un sistema fiscale amministrativo avanzato, 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 capite? Ecco la modernità di Federico II, ma anche contemporaneamente la sua antichità, perché vuole riportare, diciamo, un modello antico in funzione, e affermavano la superiorità del potere del re su ogni altro potere feudale, comunale ed ecclesiastico. Cioè, lui comanda. Delle costituzioni che introducono alcuni principi, ne parleremo più esattamente. Allora, però, non dice che cosa ha fatto anche, ha fatto altre tre cose. Subito sotto lo dice, fonda l'Università di Napoli, vero? Quindi, uno, creò l'Università di Napoli. 2. Fondò la scuola medica di Salerno, Medica Salernitana, si chiama così. 3. Costruì castelli ovunque, il più famoso, il più strambo, il più particolare, è Castel del Monte in Apulia, Puglia. Abbiamo quasi finito, figliuoli. Sì, abbiamo quasi finito. Sì, abbiamo quasi finito. Allora, pagina 312. Le forze contrarie al progetto di Federico. Dunque, quindi aggiungetela sopra dove avete, quindi Federico II è il fondatore di una moderna idea di Stato, ok? Una moderna idea di Stato, non democratico, non democratico, e infatti è il fondatore dell'assolutismo, dell'idea di assolutismo, lo vedremo nel 1600, parlando di Luigi XIV. L'imperatore entrò in conflitto con due potenti avversari, la Chiesa e i comuni, ovviamente, i motivi sono chiarissimi, ok? Comuni che temono di perdere la libertà di prima, ok? Ma anche i baroni del sud, aggiungetelo, quindi tre nemici aveva, la Chiesa, i comuni del nord e i baroni del sud, cioè i feudatari del sud. La guerra durò 30 anni, sì, non è che tutti gli anni combattevano, eh? I comuni si divisero in due fazioni, Guelfi e Ghibellini, ok? Ghibellini e Guelfi. Così costituirono la Lega Lombarda, il Papa scomunica l'imperatore, ok? Senza intimorirlo. La guerra è ancora aperta, la morte improvvisa, 1250, decretò il fallimento del progetto. Tutto qui. Ma dai! Ma dai! C'è una cosa curiosissima, simpaticissima! Allora, scrivete dove dice, appunto, alleandosi col Papa, il pontefice scomunicò l'imperatore. Asterisco. Avete scritto asterisco, messo l'asterisco? Bene, scrivete da qualche parte asterisco e mettete quello che vi dico adesso, ok? Allora, lo scomunicò perché rientrato troppo presto dalla crociata alla quale l'aveva mandato, vai alla crociata, per toglierselo dai piedi. Punto. C'era una malattia, ragazzi, c'era una malattia tra i crociati, lui a un certo punto ha detto, ascolta, qui tutti i malati, torniamo indietro. Ok? Punto. Andate avanti a scrivere. Ripartì lo stesso, anche se era scomunicato. Ok? Arrivò in Terra Santa e si mise d'accordo con i musulmani. Si mise d'accordo con i musulmani, lui parlava arabo, conosceva i musulmani perché parlava di filosofia con loro alla corte di Palermo. Sì, la capitale di Federico II era Palermo. Pensate, governava tutto da Palermo. Uno diceva, vabbè, da Roma, da Napoli, no, magari, da Berlino, da Strasburgo, da che cavolo ne so io. No, da Palermo, che è proprio in totale periferia. Vi ricordate, no? La cappella palatina dei Normanni, del palazzo dei Normanni. Allora, dove ero rimasto? Non ricordo più. Dove ero rimasto? Ah, sì. Si mette d'accordo con i musulmani e ottiene l'apertura dei pellegrinaggi, la riapertura dei pellegrinaggi e il possesso, ok, di alcuni luoghi della Terra Santa. Sì, vi ho detto il Santo Sepolcro fondamentalmente, ma non soltanto quello. Comunque il Santo Sepolcro torna in mano ai cristiani, a livello teorico quantomeno, perché ovviamente. Insomma, fatto sta che si mettono d'accordo. Scandalo! Scrivete, scandalo! Punto esclamativo. Ma come? Non fa il bagno tutti i giorni.
alla cavalleria e ai consiglieri arabi e si mette d'accordo, doveva massacrarli quegli arabi, dice il Papa, doveva massacrarli. In realtà il Papa non frega niente, cioè sì, mi interessa del Santo Sepolcro, certo ci mancherebbe, ma non fregava niente che Federico massacrasse gli arabi o facesse la pace, non era quello il punto. Al Papa interessava che Federico II venisse massacrato, fosse massacrato, quello era il punto, ok? Non che ammazzasse un po' di musulmani o non li ammazzasse, non gli fregava niente, ammazzane quante ne vuoi, non mi interessa. A lui interessava che lui crepasse e invece non è crepato, anzi è tornato indietro. Ok? Allora, poi dovete anche scrivere appunto, mentre era lontano, i nobili del sud e i comuni del nord si ribellarono, e durante queste lotte, appunto, anche con fortuna alterna, perché ho detto ebbe dei guai, l'incendio dell'accampamento a Parma, per esempio, okay, morì appunto nel 1250. Non si sa come, okay? Avvelenato per febbri, per vai a te sapere, non si sa, infezione, non lo si sa, è morto. Vedete, decretò il fallimento del suo progetto. Non è che io abbia una grande stima di questo libro, però ogni tanto delle cose interessanti ci sono. Vi avevo detto, no? Chi era Federico II, come avevo detto nella mia conferenza, appunto, un grande fallito. Eccolo qua. Fallimento del progetto. Il libro ha ragione, cioè mi dà ragione in un certo modo, anche se non ci conosciamo. Anche se io e questi signori non li conosco. Giorgio De Vecchi e Giorgio Giovannetti non li conosco. Allora, dopo la morte di Federico II, suo figlio Manfredi si proclamò re di Sicilia e riprese la lotta contro comuni e papato. Ma nel 260 le truppe imperiali e ghibelline, imperiali perché nel frattempo il Papa si era appoggiato a un altro, okay, sconfissero i nemici guelfi nella battaglia di Montaperti, nei pressi di Siena. Ecco, sì. No, 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 che cavolata ho detto? Mamma mia, cancellate, cancellate, lasciate perdere, non ho detto una stupidaggine. Allora, nel 1260, a Montaperti, vinsero. Ma i ghibellini furono sconfitti a Benevento da un esercito, eccolo là, comandato da Carlo d'Angiò, fratello, vi ho detto Roberto, ma mi sono confuso con un successore. Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia. Perché il re di Francia? Perché la Francia? Perché? 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 Perché il Papa è mica scemo, il Papa è furbo. Dice, se io chiamo un francese, ovviamente, quello si mette in mezzo, ok? Sicuramente non potrò essere circondato, perché se chiamo un tedesco, quello mi ricirconda. Se chiamo un normanno, quello non è detto che mi obbedisca, metto un francese così, sono sicuro e mi appoggio ai francesi. Furbissimo, ok? Allora, Carlo d'Angiò, ecco qua, sconfigge il povero Manfredi nel 1266 a Benevento. A Benevento, sì, a Benevento. Vi ricordo che Dante incontra Manfredi nel Purgatorio, ok? Mi sembra, sì, nel Purgatorio, non vorrei dire una cavolata, era il Paradiso, ma credo sia il Purgatorio, sì. E lo incontra, forse nell'Antipurgatorio, dovrei controllare, ragazzi, la memoria a volte mi crea qualche problema. E niente, lo vede appunto col sopracciglio spaccato, biondo, bello, ma col sopracciglio spaccato appunto perché aveva preso una spadata a Benevento. Morì in battaglia e con lui si spensero. Non è vero, non si sono spente le ambizioni, perché anzi, queste ambizioni furono riprese da Corradino di Svevia, nipote di Federico II, cioè Federico II era suo nonno, ok? Che però anche lui, poverino, fu sconfitto e ammazzato a Tagliacozzo nel 1268. Ok? 1268. Allora, che data dovete ricordare? 1176 Legnano e 1250 la morte di Federico. Poi le date sono dopo, insomma, sono seguenti, non è che ci cambiano la vita. Ok? La presenza degli Angioni di Francia nelle guerre interne dell'Italia era voluta dal pontefice. In cambio dell'appoggio, gli Angioni ricevettero il regno di Sicilia. Che il Papa, giusto, ha ragione il libro, considerava appunto ancora un suo feudo. Federico II. Il Stupor Mundi, ah, guarda dove lo mette, appassionato di caccia col falcone, padroneggiava 6 lingue, poesia lirica, studi di filosofia, astrologia, matematica, medicina, storia naturale, nacque la scuola siciliana. Oh, ragazzi, non me ne sono accorto che c'era qui, non me ne sono accorto, oddio, 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 oddio. 6 lingue, erano 7 o 6, allora italiano, latino, tedesco, francese, arabo, greco, sai, giusto. La crisi definitiva dell'impero universale. Il potere imperiale entrò allora in una crisi irreversibile. L'Italia si rese autonoma dall'impero e la Germania in balia delle signorie feudali.
L'impero non cessò di esistere, anzi cesserà nel 1815, dopo l'epopea napoleonica, dopo il periodo di Napoleone, ma divenne un organismo esclusivamente tedesco e centroeuropeo. Comprendeva la Germania, l'Austria e la Boemia e restò diviso in numerosi stati più o meno indipendenti. Nel 356 l'imperatore Carlo V emanò la bolla d'oro, che non è che si è messo lì con il sapone, con il coso, no? Col tubetto. Ha fatto la bolla, oh che bella la bolla d'oro! È una legge, diciamo così, un decreto con cui stabiliva che l'elezione imperiale dovesse essere effettuata da 7 grandi elettori, vescovi e principi tedeschi. Notate bene, a differenza di quanto avveniva in altre parti d'Europa, in Germania non si formò un grande stato unitario. La presenza dell'imperatore in Germania e del Papa in Italia ha impedito a queste due nazioni di unificarsi fondamentalmente. Infatti, l'unità d'Italia avverrà nel 1861 e l'unità della Germania nel 1870. Ok? In Germania c'è. Nel 1438 la corona imperiale fu assegnata a un membro della famiglia degli Asburgo, che da allora manterrà la carica imperiale fino al 1919. 1918 sarebbe meglio dire, fine prima guerra mondiale. In realtà non è corretto dire la carica imperiale, perché in pratica dal 1815 non esiste più il Sacro Romano Impero Germanico, ma la corona imperiale, diciamo così, il testimone, come dire, la tradizione passa alla corona imperiale austriaca, cioè ci sarà non più il Sacro Romano Impero Germanico, ma l'Impero d'Austria. Okay, passando all'impero d'Austria, questo titolo, diciamo così, allora sì, è corretto dire che andò avanti fino al 1919. In ogni caso, gli Asburgo, che sono una famiglia importantissima, ancora oggi esiste, sono nobili, ricconi, eccetera, eccetera, ricordate la memoria, Asburgo, Asburgo, Asburgo. Okay, gli Asburgo saranno, diciamo, a capo di un impero, che sia questo, quello o quell'altro, comunque saranno a capo di un impero, dal 1438 fino al 1919, 18, 19. Ogni volta dovevano essere rieletti con questi 7 grandi elettori, però insomma ce la fecero a rimanere sul trono. Bene, se girate pagina vedete un po' di castelli di Federico II, e in particolar modo c'è anche il Castel del Monte, c'è l'immagine che vi ho fatto vedere di Federico II. Bene, direi che con questo abbiamo concluso, finito, 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 finito. Che cos'è che devo farvi vedere? Ah, caspita, mi sono dimenticato anche stavolta questa. Ok? Ciao.